La vela nazionale approda in Calabria. È partita questa mattina al largo del porto di Vibo Marina la quarta edizione della regata dei Ciclopi, valida per l'assegnazione del titolo italiano di campione di vela d'altura offshore e trofeo amatoriale dell'anno. Organizzata dal Circolo Velico Santa Venere di Vibo Valentia, si tratta di una regata prestigiosa che di anno in anno coinvolge quotati campioni e barche blasonate come il Grifone della Guardia di Finanza. 30 le barche al via che ora si rincorrono sulla rotta di Lipari per poi puntare su Stromboli e tornare a Vibo Marina per un totale di 130 miglia in mare aperto senza scalo. Il via è stato preceduto da una serata briefing dove i partecipanti hanno avuto modo di conoscersi, fare gruppo, complice la gastronomia calabrese che ha attirato le attenzioni dei presenti tra i giardini di Villa delle Rondini e Vibo Marina. È una edizione importante con numeri importanti anche a livello di partecipazione. Ma è un'edizione importante intanto per il numero dei partecipanti che per una zona dove la vela non è proprio lo sport più seguito, va più che bene, considerando che abbiamo anche imbarcazioni che vengono da Napoli, dal Lazio, dalla Sicilia, oltre a quelle ovviamente calabresi e siciliane. Devo dire un inaspettato successo per noi e per l'organizzazione e per una zona dove, ripeto, il vento non è che la faccia proprio da padrona, però sono regate molto molto tecniche. E poi c'è il fascino di un percorso particolare. Beh, è un gran bel percorso perché sono 120 miglia, partenza da Vibo Marina, giro fra Lipari e Salina, e girano Stromboli e ritornano su Vibo Marina. Quindi è un percorso importante, attraversano dei posti meravigliosi che sono le nostre coste calabresi, ma anche le isole Eolie con il loro fascino. Se avranno la fortuna di passare durante la notte, si vedranno pure lo spettacolo della Sciara del Fuoco, che devo dire nelle ultime tre edizioni ci ha fatto da fuochi d'artificio, è stato veramente eccezionale. Tra i partecipanti poi spicca la barca della Guardia di Finanza. Beh, hanno un gran bel equipaggio, qualcuno ha partecipato anche all'America's Cup, bella barca, molto invelata, e ovviamente come tutti sperano di fare un buon risultato, ma questo dipenderà dalle tecniche e dalla possibilità di ricevere il vento dalla parte giusta.